artigianale. 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 Bisogna essere pronto? Sì, sì, grazie. Allora, il primo emendamento è così scritto: all'articolo 4, dopo la lettera B. Consigliere Supino, mi scusi se mi rivolgo a lei. Il nostro regolamento, all'articolo 52, quando è disciplinare il comportamento del pubblico, dice che non è consentito l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo lo stesso. Considerato che quanto lei sta indossando adesso, cosa sto indossando? Lei mi dica cosa sto indossando. Ciò che lei non usa regolarmente quando vive la sua vita, no? No, mica vero, lei sbaglia. Quando vengo in consiglio comunale è sempre attrezzato. Interferisce con l'esercizio del consiglio del consiglio. E guardi, dopo aver ricordato il sindaco Alberto Porta, questo mi rammarica proprio. Anche me. Perché il rispetto che aveva di quest'Aula, il sindaco Alberto Porta, il rispetto che aveva di queste istituzioni, per chi non è presente, chi non ha vissuto quei due mandati, chiaramente non può essere capito. Ma mi creda, e probabilmente quanto sta succedendo da anni in questa quest'aula, in questa sala, è colpa di tutti sicuramente, ed è senza dubbio la mancanza di rispetto che c'è nei confronti dei colleghi, dei consiglieri, delle istituzioni e di questo consesso. Perché si possono esprimere apprezzamenti, rilievi, si possono commentare, contestare le posizioni, gli atteggiamenti e le decisioni altrui, ma credo che il rispetto tra le persone non dovrebbe mai venire meno. Il rispetto, soprattutto rispetto anche, rispetto soprattutto rivolto a questa istituzione. Quindi la prego, Presidente, la invito per cortesia, consigliere Supino, sì, mi dica, a togliere quanto sta indossando oggi, adesso. Presidente. Prego, consigliere. Allora, in seguito alla norma che ha citato lei rispetto al pubblico, io non faccio parte del pubblico, sono membro di questa aula. Ah, bene, che, di cui no, di cui io ne vado orgoglioso. E poi le voglio anche dire che guarda che queste istituzioni sono istituzioni democratiche nate dalla Resistenza, che io ho un grande rispetto per la Resistenza. Semmai chi non ha rispetto di questa aula e chi non ha rispetto dei cittadini è il nostro sindaco. Perché questo glielo dico? Perché quello che sto indossando non è nient'altro, una protesta civile, democratica e nello stesso tempo raccoglie in un sol gesto il comportamento del nostro sindaco. Ha detto pubblicamente ai cittadini di Como che lui avrebbe nominato, la stampa l'ha detto, la pubblica stampa, che questa sera comunicava i nomi della Cadindustria. Le voglio ricordare, sono 400 ospiti, non stiamo parlando di una cosa piccola, 400 ospiti dentro a questa casa di riposo con 300 posti di lavoro, con un commissario da 5 anni e da 5 mesi. Allora, io credo che non sono io che mando di rispetto, io chiedo al sindaco, ma lo sto chiedendo in mille modi, lei deve sapere che siamo stati chiamati pagliacci, perché siamo in 3 consiglieri, siamo stati chiamati pagliacci da parte del sindaco, da pagliacciata, la pagliacciata. Allora, e beh, la pagliacciata, sì, la pagliacciata abbiamo fatto, noi non facciamo pagliacciata. Noi siamo dei consiglieri comunali che non facciamo pagliacciata. Il sindaco si comporti come una persona corretta e 2 mesi e mezzo che dici che faceva le nomine, continua a rinviare, 2 mesi e mezzo. Come? Sì, lei continua a ripetere la sua, come la ripiega la sua di aver detto ai giornalisti che avrebbe nominato il consiglio di amministrazione? Lei come la ritiene questa? Risponde a questo, dopo che io le chiedo scusa. Io le chiedo scusa. Consigliere Supino, in questo momento non può fare riferimento ad altro. Il richiamo che lei sta facendo è rispetto a quello che lei sta indossando in questo momento. Sta turbando l'ordine. E non è che il pubblico deve stare.
Presidente, col mio grosso rammarico, devo mantenere questo atteggiamento, col mio grosso rammarico, io lo tolgo per rispetto come lei mi cita questo. Pertanto credo che insieme ai consiglieri Marzorati e Molteni, andiamo giù da basso, se altri consiglieri si vogliono accodare, che credono che il sindaco deve fare delle norme, non che devono condividere quelle che fa supino, di abbandonare quest'aula e andare giù da basso, quelli che credono a queste cose. Grazie. Intervengo per le due ragioni, una per esprimere la mia disistima, censura e anche dispiacere per la volgarità e la violenza di quello che è accaduto in quest'aula da parte di un consigliere nei confronti del sindaco. Assolutamente immotivato. Secondo, per dire, come ho già ripetutamente detto a tanti, forse a tutti, certamente al consigliere che non è in aula in questo momento più degli altri, che siccome il Consiglio di Capindustria si può costituire soltanto quando sono nominati tutti 7 i membri, in carenza di uno non servono le altre 6 nomine, che io avrei fatto le nomine un minuto dopo la giunta regionale. Questo è il motivo per cui auspico anch'io, e sono intervenuto verbalmente, per mail e per lettera sulla Regione Lombardia per sollecitare la nomina, auspico che questa avvenga nella giunta della Regione Lombardia mercoledì, dopodiché procederà. Grazie signor Sì. La protesta dell'incatenamento alla colonna del cortile di Palazzo Cernezzi continua anche di sera? Sì, intanto siamo in 3 consiglieri che condividiamo questa protesta. È chiaro che il sindaco aveva detto che questa sera faceva le nomine del CDA di Cadindustria, e ancora una volta si è dimostrato un bugiardo, perché solo così si può chiamare, una parola forte, ma mi dispiace, ma purtroppo si è dimostrato ancora una volta bugiardo, perché nel suo comportamento prevale l'atteggiamento spartitorio di questo consiglio di amministrazione. Lei in aula ha mostrato un naso da Pinocchio fatto di carta, proprio per simboleggiare quanto sta dicendo. Esatto, proprio io ho voluto dimostrare in maniera plateale, e continuo a dire che mi dispiace, perché il mio obiettivo era quello che il sindaco facesse le nomine più presto possibile. Purtroppo siamo a questa condizione, e questo veramente è un cattivo segno per la città.